stata tra le concorrenti più belle ad aver mai marcato la porta del Grande Fratello. 66 c'è Veronica Sardi. Ciao Veronica. Ciao, ciao a tutti. Allora Veronica, dalla tua edizione del GF sono Sì. trascorsi diversi anni. Com'è stato il post-reality? Allora, il post-reality è stato da una parte fantastico, nel senso che ho avuto a che fare con una nuova me, per me è stata una terapia. Vabbè, ovviamente la vita cambia sotto tante forme, nel senso anche lavorativamente, per qualche anno non è più la vita che avevi prima. Molti però dei tuoi ex colleghi raccontano addirittura di essersi ammalati di depressione quando il Sì. tumore si è un po' spento. Tu Allora, quello, come la pensi? guarda, io su quello mi ritengo veramente fortunata e ci ho pensato spesso ultimamente, no? Perché questa cosa è vera, nel senso che io l'ho vista. Io lo comprendo anche, a me non è successa questa cosa, ma però succede perché tu esci di lì che ti senti onnipotente, ti ci fanno anche sentire e quindi dopo un po' vedi che questa onnipotenza viene a mancare perché la gente non ti riconosce più come prima. I lavori magari sono inferiori quando al periodo subito dopo l'uscita dal Sì. GF, per cui uno è normale, no? Che si senta un po' che perda un attimo la lucidità, probabilmente. Cioè, io lo capisco. È proprio di questi giorni la Sì. notizia dell'incendio che ha distrutto la casa del Grande Fratello 13. Sì. Molti su Twitter, su Facebook, hanno fatto dell'ironia su quanto accaduto su questo incendio, dell'ironia che ha dato fastidio ad alcuni ex GFini e alla conduttrice Alessia Marcuse. Sì. Come ti sei schierata? Vabbè, mamma mia. Io Vedi leggo in questo queste cose tanta ipocrisia, distrutto? nel senso che è un programma che sicuramente piace e non piace, però comunque è un programma che per 10 anni è andato molto bene, nel senso che è andato molto bene, la gente l'ha pur visto. Io questa notizia l'ho presa invece con molta tristezza, mi dispiace perché comunque una sarebbe andata secondo me molto bene, a parte che non si sa neanche se non la facciano, secondo me la faranno ugualmente, per cui. Veronica, tu all'epoca della partecipazione al GF sei stata parecchio discussa per, passami il termine, l'amicizia bollente con Sara Nile. Sì. Quando noi di Fanpage l'abbiamo intervistata qualche tempo fa, Sara non volle né smentire né confermare che tra voi ci fosse stato qualcosa di più rispetto a una semplice amicizia. Sì. Le voci sul vostro conto ovviamente sono andate avanti. Svelaci finalmente questo arcano, senza telecamere, tra voi è veramente accaduto qualcosa? Ma allora, dico la mia, nel senso che non mi va poi di parlare per lei, se lei non ha voluto parlare, evidentemente un motivo ce l'avrà. E per me c'è stato qualcosa di più. Perché Considero che fa proprio. scalpore questa cosa ancora? Non deve far scalpore. Cioè, l'amore è amore per qualunque forma di vita. Cioè, non ci deve essere per forza il rapporto sessuale, se poi c'è stato o meno, non credo sia quello il fulcro. Il Non mi fulcro permetterei c'è. comunque sia a dirlo o a smentirlo, perché se lei non ha ritenuto il caso di dire tanto, non sta a me farlo. Se io sto dicendo apertamente, io di quella ragazza mi sono innamorata, cioè, punto. È vero, poi c'è gente che non ci crederà mai, c'è gente che invece ci crede, c'è gente che vuole solo sapere del rapporto sessuale, gente a cui non gliene frega niente. La Ok. risposta mia, se ti sei innamorata, Sarà sì, mi sono più innamorata. precisa. All'epoca del vostro GF, non so se ti è capitato di vederlo, però è circolato per qualche tempo in rete un video mai mandato in onda nel Daytime che mostrava chiaramente te mentre venivi zittita da un autore, presumo, per esserti fatta stoppare un'informazione che avevi ricevuto in segreto nel confessionale. All'epoca si pensò immediatamente a un complotto. Sì. Dici sinceramente, eri stata davvero imbeccata? C'era davvero un rapporto particolare con gli autori del GF? No, allora, praticamente gli autori sono innanzitutto delle persone e quindi sono persone umane che si affezionano a loro modo e hanno le loro antipatie e simpatie. La regola numero uno è che quello che ti dici dentro con gli autori non deve essere usato fuori. No, assolutamente nessun complotto. Veronica, qualche anno fa in molti scrissero che tra te e Chicco Nalli, marito di Tina Cipollari, ci fosse un flirt. È vero? Assolutamente.
Sina la conosco da quando sono piccola, perché è la mia migliore amica di vita, proprio storica, con cui ho fatto asilo, elementari, tutto, è la nipote. Sì. Per cui la conosco proprio da quando sono bambina, cioè, si può dire ci sono cresciuta e quindi ovviamente di conseguenza conosco anche Chicco, da quando si sono sposati, sì, assolutamente. Non E quel perdi. giorno che hanno fatto quelle foto vorrei anche aggiungere che c'era pure lei. Ma Va poi a bene. prescindere anche se non ci fosse stata, cioè figuriamoci. Dai. E invece che cosa è accaduto tra te e Federico Corona, fratello di Fabrizio? Allora, Federico è un grandissimo amico, è una persona che stimo molto, perché è un ragazzo veramente intelligente, con tanta voglia di fare, è un bravissimo ragazzo. E quindi niente, è successo che è avvenuto al Pavel Beach, dove Sì. io lavoro d'estate. Cioè, collaboro con loro, per cui ci siamo incontrati, ovviamente ci siamo salutati e siamo stati un po' insieme lì, Quindi non c'è essendo un mio stato carissimo amico. flirt come diversamente da quello scritto. No, assolutamente no. D'accordo. Veronica, io intanto ti ringrazio per la tua Grazie a disponibilità e te. ti saluto. Grazie mille a E te, ai a lettori di tutti. fanpage do appuntamento come sempre alla prossima esclusiva. Grazie mille, Veronica. Grazie a te, grazie a tutti quanti, un bacione.